L'olio degli infermi è stato riscoperto dopo il Concilio Vaticano II, e ho pubblicato anche un libro su questo, L'olio che guarisce. E oggi, se potessi dire qualcosa a tutti i sacerdoti e i parroci, ecco che l'olio degli infermi bisogna darlo quando si è malati, quando il malato può guarire, per avere energia, forza a lottare e a reagire. Come si descrive l'unità anima-corpo? Uno spirito incarnato. Dal punto di Questa è la vista. definizione che ho dato io in tutti gli studi e articoli. L'uomo è uno spirito incarnato, uno spirito che anima una carne, quindi una sola realtà. Vita. Vostro fondatore, San Camillo, ha operato una rivoluzione vera della carità. Certo, avevo avuto sempre questa visione dell'unità dell'uomo e della sacralità dell'uomo. Sacralità. Lui si inginocchiava, lui baciava le mani e i piedi, come noi davanti all'ostia consacrata, e diceva: "Mio Signore, mio Dio, mio Signore, mio Dio." Attraverso la sua esperienza con i malati, ha mai avuto un senso di dubbio che poi questa carne sia veramente santificata? No, dubbi non me ne sono mai venuti, perché naturalmente l'uomo è plasmato, è immagine di Dio, è un miracolo vivente, è un prodigio, a livello naturale è un prodigio. Lo dice anche la Bibbia stessa: "Mi hai fatto come un prodigio." Ma lei davanti ai malati anche gravi, anche contagiosi, che per anni ha frequentato anche a E ritmo della sua quelli mi vita, rappresentavano di più Cristo. vivendo vicino a una persona che ha un problema, un Un male. difetto, una cosa imperfetta rispetto al sé normale, non viene più voglia appunto di occuparsi del suo corpo anziché della sua Certo, anima? di tutte e due, perché l'anima è quella che dirige tutto. Arriviamo appunto a questo sanatorio intitolato a un grande clinico, Monaldi. Allora si chiamava Principe di Piemonte, perché lui era vivo, Eva. uomo di fede. Tutte le mattine la messa, la comunione, e si portava dietro, siccome era un luminare, si portava dietro tutti i medici, studenti, anche se non credevano, non erano ferventi, ma per far piacere al professore venivano tutti in chiesa la mattina. Certo, E lì c'erano i malati di TBC che ancora erano, ancora oggi. ma allora erano dei condannati a Allora era morte. non solo, ma era tutto sanatorio. Oggi è un ospedale generale dove c'è il reparto anche di tisiologia, perché ha la sua specialità, ma poi c'è ortopedia, medicina, chirurgia. Il nostro obiettivo è stare con i malati. Quindi noi l'abbiamo già scelto come programma di vita. E io sono stato felice perché quello era l'ospedale più grande. Uno dei più grandi d'Italia, insieme a quello di Milano e Roma, erano i tre grandi sanatori che avevano 1.000 posti letto, dai bambini pediatrici agli anziani, separati gli uomini dalle donne, con due chiese,
e noi al centro. Noi separavamo gli uomini dalle donne perché c'erano le due bellissime chiese, una per le donne e una per gli uomini. Quando le hanno detto sarai cappellano in mezzo ai malati di TBC. Sono stato felice. Contagiosi però. Fa niente, ma ho fatto il voto apposta. Parliamo di questo voto. Ho fatto il voto di povertà, castità, obbedienza come tutti i religiosi. Più il quarto voto di assistere i malati anche se contagiosi. Questa è la formula. Quindi io già da giovane, a 21 anni, ho consacrato la vita ai malati, anche se contagiosi. Dicevo anche ai confratelli, dice guarda, pensiamoci, noi confessando 6 ore di seguito, soprattutto le donne, perché gli uomini si inginocchiavano, c'era una certa distanza vis-à-vis, ma le donne, tu parlavi fiato a fiato. Allora non c'era la confessione fuori del confessionale per le donne. Quindi tu inalavi il suo respiro e lei inalava il mio, perché c'era la grata e lì stavo, mi ricordo, 6 ore, 7 ore a confessare. Lei non... Ero consapevole, dico, se il Signore permette, è l'occasione migliore per ammalarmi di TBC. Però grazie a Dio... E ogni quanto facevate i controlli? Eh? Quando li faceva i controlli? I controlli non li abbiamo fatti quasi mai. No, perché non ci sentivamo bene, non è nella nostra, non c'era nel concetto mentale di noi camilliani, ma se mi ammalo, se mi contagio, perché dico, oh, boh, se mi contagio me ne accorgerò. L'olio degli infermi è destinato a chi sta male, o anziano o malato, ma non moribondo. È capitato sicuramente di avere da qualcuno la domanda perché io ho questo grave malanno, perché Dio proprio a me? Ma dico, ma quanto mai? No, beh, sul castigo no, ormai. Ma loro vedono ormai sempre, sul castigo speriamo no, ma che... loro vedono sempre nella malattia un castigo. Al 90% il malato che va in ospedale, a me è il risultato sempre. La prima domanda... Padre, perché Dio mi ha castigato? Ma dico, ma non c'è bisogno di scomodare il Padre Eterno. Il nostro corpo è fragile, complicatissimo. Ringrazio il Signore quando la mattina ti svegli e funziona tutto. La malattia più insidiosa è la paura, la tristezza, la solitudine, l'abbattimento e lo scoraggiamento. Perché quando un malato è motivato, quando un malato è consapevole che più lotta, più reagisce... E meglio sta, allora ecco, è saggio ed è medico di se stesso, prima ancora delle medicine da assumere. E a proposito di malati, però uno speciale ne avete conosciuto proprio a San Giorgio a Cremano, il suo paese natio, Massimo Troisi, sì, che è morto a 40 anni, poco più, perché aveva un vizio cardiaco. Era molto amico dei camilliani, di noi. Di me, soprattutto anche di un napoletano, padre Busiello, veniva volentieri e faceva molti teatri, lui era attore, gli piaceva, teatri comici in dialetto napoletano, noi avevamo una bella sala. Per ridere ci vuole una grande intelligenza e sicuramente sì. Troisi e lui faceva ridere facendo il serio, lui parlava così serenamente e seriamente.
Che per lui era un modo, per noi faceva ridere, ma lui invece era il suo stile. L'abbiamo avuto proprio di casa. Poi è diventato famoso anche, quindi si assentava per film, per cose. Ma il teatro spicciolo lo faceva nella sua città e l'unico posto era venire da noi. Se l'anima è triste, il corpo non guarisce mai. Quindi è quella che trascina, è la più importante, ma quella che trascina, quella che dà colore, vita a una faccia triste, si vede, una faccia gioiosa, si vede, ed è l'anima che traspira, traspare attraverso il viso. Del concilio anche i preti novantenne che dicevano a Dio che rallegra la mia giovinezza. Si può essere giovane a 90 anni, si può essere vecchi a 30 anni.